Hanno dormito lassù, sul tetto del comune di Nocera Superiore, tanto che il rappresentante del gruppo civico Nuceria Rinasce, Matteo Bove, ha richiamato l'attenzione della collettività tutta, oltre che dei pubblici amministratori, appellandosi alla segretaria comunale perché si trovi una soluzione tecnica ed amministrativa al problema in tempi strettissimi. Tutto era cominciato ieri mattina a Nocera Superiore con momenti di alta tensione sui tetti della casa comunale, tre degli addetti al servizio di spazzamento. Con uno striscione e le gambe penzoloni avevano gridato tutta la loro disperazione. Sono infatti senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con poche speranze di riprendere a breve a lavorare. Palazzo di Città ieri mattina era stato blindato ed in via precauzionale i vigili del fuoco avevano messo in sicurezza l'area antistante il comune. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, un'ambulanza con il suo equipaggio. Il braccio di ferro si è innescato dopo un recente vertice in prefettura a Salerno. Il sindaco Montalbano rivendica la paternità di quell'incontro, chiesto ed ottenuto a suo dire proprio dall'amministrazione comunale di Nocera Superiore, sensibile al dramma umano dei 15 ora inoccupati. Leonardo Tortora, in rappresentanza della CGIL, ha invocato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa. L'articolo 6 del contratto nazionale, ha dichiarato a più riprese, indicato nel capitolato, dice che i lavoratori hanno diritto al passaggio di cantiere previo accordo tra la ditta precedente e quella che si aggiudicherà il nuovo appalto qualora gli stessi lavoratori abbiano fornito il servizio per almeno 8 mesi. E quei 15 hanno una storia lunga, Nocera Superiore, una storia che inizia 8-9 anni fa con la costituzione di una cooperativa poi sciolta, con l'assorbimento degli operatori da parte delle diverse ditte che si sono aggiudicate negli anni l'appalto per lo spazzamento in città. Ora il problema si trascina da fine luglio, è da allora che i 15 operatori sono rimasti senza contratto e senza occupazione. Era stato anche emanato un nuovo bando, due i soggetti partecipanti, entrambi però con documentazione inficiata da vizi di forma o incompleta, dunque tutto da rifare. Nel frattempo lo spazzamento affidato agli LSU, con rischio di dare vita ad una guerra tra poveri. Questi signori hanno chiesto di essere ricevuti e ho dato appuntamento a mercoledì mattina alle 11, per cui da oggi a mercoledì non so che cosa cambiava, per cui poi decidere di fare un atto estremo quasi a condizionare o a voler imporre a qualcuno di fare qualche cosa, io non credo che sia un atto di grande correttezza, ma soprattutto è d'obbligo da parte del Comune capire come hanno fatto ad arrivare fin sopra il tetto, per cui da questo punto di vista ognuno si assumerà le proprie responsabilità.